Ci sono tanche di benzina, ci sono stracci, vestiti, briciole di pane. Non sappiamo ancora quanta gente c'era a bordo. Il video girato con un telefonino diventa una tavola, un pezzo del racconto. Si chiama Graphic Journalism. Il reportage a fumetti di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso è nato così. Il fumetto racconta la nostra vicenda a bordo, la nostra storia a bordo di una nave come l'Aquarius, una nave gestita da una ONG, di queste che soccorrono i migranti al centro di tante polemiche. Volevamo vedere con i nostri occhi che cosa effettivamente succedeva a bordo di quelle navi. Abbiamo visto peggio di quello che noi ci aspettavamo. Abbiamo visto quasi la totalità delle persone che ha subito violenze fisiche e psicologiche, mesi e mesi in galera, gente che muore di fame, gente che muore per malattia. È stata un'esperienza molto dura per noi. Storie anche di drammi abbastanza, come dire, ripetitivi, sono storie che spesso si somigliano, e storie che riguardano spesso bambini e donne. Partiti da Catania il 10 novembre del 2017 per testimoniare cosa sta accadendo a poche miglia da casa. Salvezza arriva potente grazie alla forza simbolica del segno e del colore. C'è una bicromia con questo grigio e poi questo arancione che predomina le tavole, che è il colore del salvataggio, il colore dell'Aquarius, dei giubbotti di salvataggio, è il colore della salvezza. Abbiamo assistito a dei salvataggi, abbiamo non solo raccolto le storie di chi effettivamente viene salvato, dei migranti che vengono soccorsi, ma anche le storie di chi soccorre. Chi fugge e chi salva, volti e storie vere, come quella di Jay, ingegnere alla NASA che ha lasciato il Texas per venire qui. E poi i dati, le cartine, per capire. Per chi avete scritto e disegnato questo fumetto? L'abbiamo scritto per tutti, non abbiamo pensato a un target preciso. Certo, ci auguriamo che finisca nelle mani di tanti bambini e tanti ragazzi, ci auguriamo che finisca nelle mani di chi magari non ha bene idea di che cosa avvenga in quel tratto di mare. E sono storie che vanno tramandate. A noi ci hanno chiesto proprio questo. Le persone che sono state soccorse ci hanno chiesto: raccontate che cosa vi stiamo dicendo, siate testimoni con noi. Salvezza è un libro politico, schierato, ma noi pensiamo che sia schierato dalla parte giusta, di chi salva le persone. Ciao, ciao, welcome in Italy. Ciao.